C'è una cosa che accomuna le città italiane, ma non è il cibo. Che cos'è? Andiamo a scoprirlo. Siete di Milano? No. Di dove siete? Roma. Di dov'è? Di Padova, vengo da Padova. Beh, Retorvido, un piccolo paesino dell'Oltrepò Pavese. Reggio Emilia. Reggio Emilia. Però io sono di Salerno, lei è calabrese. E chi è il santo patrono di Roma? San Pietro sono due. Paolo. San Pietro e Paolo. Chi è il santo patrono di Padova? Sant'Antonio. Questa città ha un patrono? Bertoldo. Boh. Chi è il santo patrono di Salerno? San Matteo. Cosa fanno i cittadini in questo giorno di festa? Sicuramente c'è il mercato e molti eventi che cambiano anno dopo anno e i fuochi d'artificio a mezzanotte. E cosa fanno i romani in questo giorno? Fanno una grande festa. C'è la tradizione intorno alla Basilica di San Paolo di fare un mercatino. Uh-huh. E la sera viene, diciamo, onorata la festa con dei grandi fuochi d'artificio. Che bello. Cosa fanno i cittadini in questo giorno di festa? Beh, soprattutto shopping, fanno molte spese perché i padovani purtroppo, io sono originaria di Roma in realtà, i padovani purtroppo sono molto materialisti. E voi cosa farete in questo giorno? Noi andiamo al mercatino e a vedere i fuochi d'artificio. No, poi vabbè, no, dipende. C'è anche la messa, insomma... Dipende. Onoriamo anche dal punto di vista religioso la festa, per cui andiamo in basilica e c'è proprio la messa per San Paolo, San Pietro e Paolo. E conoscete il patrono di Milano? Sant'Ambrogio. Tutte le città in Italia hanno un santo patrono. E chi è il patrono? È un santo protettore che appunto protegge i cittadini e le città. E il giorno in cui si ricorda il patrono è un giorno di festa per gli italiani. Ma c'è una tradizione o un piatto legato a questa festa? Non lo so, sinceramente non saprei, non sono a conoscenza di questo. E per lei è importante festeggiare il Santo Patrono? No, io il giorno del Santo Patrono lavoro, ad essere sincera. Ma non è un giorno di festa? Non per tutti, nel mio settore non lo è. Ci sono delle tradizioni legate al Santo Patrono? No, non più di tanto. Ah beh, il polentone. Può spiegarci che cos'è? Sì, il polentone consiste in un enorme pentolone che viene allestito ai piedi della chiesa, del paese, uh-huh. E poi c'è tanto di, come si chiama, di gru che solleva questo polentone che viene versato e servito poi a tutti i presenti, con i salamini. Wow, che buono! Sì, abbastanza, un po' grassoccio, ma buono direi. E voi cosa fate? Ottimo vino, perché il nostro paese è in una terra di vino. Giusto. E voi cosa fate in questo giorno di festa? Beh, si invitano amici a pranzo, si va in giro per le vie del paese che sono allestite e niente di che. Questo succede in primavera? Fine febbraio, sì, marzo. Si ricorda il giorno? Precisamente no, perché varia a secondo delle date, perché viene comunque fatto la domenica. Okay. Sì, la seconda metà di marzo. Curiosi di sapere i patroni delle maggiori città italiane? Facilissimo, basta essere membri della comunità Easy Italian e scaricare gli esercizi e la trascrizione di questa puntata. Come per ogni puntata ci sono tantissimi materiali da scaricare per i membri della comunità di Easy Italian. Materiali come trascrizione o audio lento e veloce, video con e senza sottotitoli e l'accesso al Grammar Bank. Una grandissima raccolta di regole grammaticali collegate alle nostre puntate. Quindi cliccate il link in descrizione per sapere come far parte della nostra comunità. Il link è anche qui. O qui. Qui. No, qui. Qui. Oh, da queste parti.
Lei è di Milano? No. Di dov'è? Della città più bella del mondo, qual è? Non saprei. Roma, come non lo sa, eh? Di dove siete? Di Monza. Ah, perfetto, anch'io. Noi ci vediamo. Chi sono i santi patroni di Roma? Di Roma, a lei mi ha fatto il tranello, glieli dico, sì. Pietro e Paolo. Chi è il santo patrono di Monza? Cavolo, questa è una fregatura. San Gerardo. Noi viviamo a Monza, ma non essendo di Monza non ne sappiamo nulla, può essere una giustificazione. San Giovanni, non San Giovanni, giusto. E cosa fanno i romani in questo giorno di festa? Ma io ho vissuto, non è perché uno voglia avere presunzione, un po' in tutto il mondo. Okay. E quindi qui pensi, magari già lo sa, lei me lo insegna, il patrono chi è? Di Milano? Me lo dica lei? No, l'ho chiesto prima io. Sant'Ambrogio. Che è nato a? Che è nato a, me lo dica lei? Roma. Ok. Il cerchio si è quadrato. Mi sapete dire cosa fanno i monzesi il giorno di San Giovanni? Sì. Fuochi. Si vestono bene e si guardano l'uno con l'altro. Ci sono i fuochi d'artificio anche. Ci sono i fuochi d'artificio, sì, fanno tutte queste cose festose, ci sono dritte, le bancarelle. C'è una tradizione legata a questo giorno? Non mi ricordo, è da tanti anni che manco. E dove vivete? Reggio Emilia adesso. E chi è il santo patrono di Reggio Emilia? San Prospero. Il 24 novembre San Prospero. E cosa fate in quel giorno? Una grande fiera in centro per tutta la città. Mercato che dura tutto il giorno. C'è una park. Basta. E basta, sì. E poi la sera si mangia gnocchi e tigelle, che sarebbero prodotti tipici. Sì. Cosa sono le tigelle? Allora, le tigelle sono fatte tipo con la pasta della pizza. Hanno una forma rotonda più o meno di questa grandezza e all'interno si mettono i salumi e i formaggi e vengono cotti nelle tigelliere, che sono delle cose apposite, grandi così più o meno, dove se ne cuociono 7 alla volta. Uh-huh. E poi si girano a mano. Wow. Da una parte e dall'altra e poi dopo metti i salumi. Sembrano molto buone. Sì, sono buonissime. Confermo. E in generale, secondo voi, gli italiani, per gli italiani è importante il santo patrono? O no? Tantissimo, una delle cose più importanti che ci siano in Italia. Per me no, in generale no, probabilmente per una fascia d'età adulta sì, per i giovani di oggi un po' meno, credo un po' meno, non so nemmeno se lo sappiano dell'esistenza di un santo patrono, non ne ho idea. E secondo lei perché è meno importante per i giovani? Perché non lo conoscono, effettivamente quello che non si conosce non diventa importante, credo che sarebbe interessante farlo conoscere. Potrebbe essere un'idea, insomma, allargare la conoscenza anche di questo. Però credo che non sia così immediato, a meno che non passi attraverso il web, che è il canale comunicativo preferito, se no. In alcuni paesi sì, secondo me molto. Per me al sud Italia si sente molto di più che al nord, esatto. Anche se al nord. Però anche a Milano. Nell'ultimo periodo si sta riprendendo un po' la tradizione, forse perché in questi 2 anni di Covid un po' si era persa, quindi adesso ho visto che la gente ci tiene un po' di più. Di dove siete? Calabria. Idem. Quale città? Reggio Calabria. Reggio Calabria. Ciao, io sono pugliese ma vivo a Milano da 35 anni, quindi sono più adottata. Milano? Milano. Chi è il santo patrono di Milano? Ah, Sant'Ambrogio. Cosa fanno i milanesi a Sant'Ambrogio? Vanno alla fiera degli obei, ormai non credo più. Vanno via per il weekend. Oh. E... per il ponte. Sant'Ambrogio? Cosa fanno i milanesi a Sant'Ambrogio? L'albero di Natale. L'albero addobbano casa. Addobbano casa a Sant'Ambrogio. Okay. C'è una tradizione legata a questo giorno di festa? I mercatini, gli obei, se non sbaglio. Uh-huh. Oppure si va a sciare perché aprono... gli impianti sciistici. Cosa, ma non a cosa Milano. Si fa a Sant'Ambrogio? Ah, si va agli obei. Scusate, si va agli obei allora. Cosa sono gli obei?
E questa mi manca. No, sai che francamente... Ah no, i mercatini no. Mercatino no, l'Obey Obey non lo so, non so se è un richiamo, non lo so. San Giorgio. San Giorgio. E cosa fanno i calabresi in questo giorno di festa? Mangiano. Sì. Che cosa? Tutto quello che si può mangiare, lasagna, parmigiana non è stagione, ma le melanzane le trovi sempre, e dolci tipici. Ah, tipo, di questo periodo. Però già i petrali li fa sì. Qualcuno, no? Sì. Spiega tu che cosa sono i petrali. Sono sì. Dei fagottini di pasta frolla con ripieno di cioccolato, fichi, noci, mandorle, spezie. Buono, sembrano buoni, no? Sono dolcissimi. Allora, se proprio dobbiamo mettere i puntini sulle i, io non sono proprio di Reggio Calabria, quindi i patroni di cui parlare sarebbero due in realtà. Ok. Ci può dire cos'è la fiera degli Obey Obey? Allora, quando io studiavo era una fiera molto molto carina, piena di banchetti, di cose anche alternative. Adesso io non ci vado da parecchi anni, credo che sia un mercato un po' di tutto, insomma, credo che abbia un po' perso la sua tipicità. Il santo patrono del mio paese invece è proprio San Nicola, che è il 6 dicembre, quindi fra poco. Quindi la cosa che si fa principalmente è non lavorare perché sono chiuse tutte le scuole, gli uffici, quello. Poi vabbè, c'è una processione tradizionale, si va in chiesa, si prega, chi lo fa. Ma non c'è una ricorrenza particolare, per esempio cosa si mangia, ma si cominciano a preparare i dolci tipici, appunto i petrali anche da noi, e dolci con le castagne. Vabbè, poi chi è più bravo già apre i primi panettoni, i primi pandori, però si conclude qua il festeggiamento mangereccio. Secondo lei è importante il patrono per gli italiani in generale? Sì, secondo me ogni città che si rispetti ha un santo patrono che viene festeggiato degnamente. Beh, sicuramente c'è una messa in Sant'Ambrogio dove ci sarà il vescovo, l'arcivescovo, sicuro. Sì, è quella cosa che ti lega ancora un po' al territorio. Alle tue radici. E alle tue radici, se per esempio vivi in un'altra città, e allora ti ricordi che è San Nicola, è San Giorgio. Mi stai facendo fare una brutta figura. Perché? Perché non me lo ricordo. Sì, secondo noi sì, abbastanza. Poi anche qua a Milano, da quel che so, Sant'Ambrogio è vissuto moltissimo, quindi è necessario. Katie, ma gli inglesi hanno un santo patrono? Sì, il santo patrono di Inghilterra è San Giorgio, però per quanto riguarda le città non credo che le città abbiano un santo patrono. Potrei sbagliarmi, però se ce l'abbiamo comunque non è una cosa festeggiata come qui in Italia. Adesso che vivi a Milano, festeggi Sant'Ambrogio? Sì, nel senso che non si lavora. ogni tanto vado ai mercatini degli Obey Obey, però c'è troppa gente. Adesso c'è tantissima gente, quindi è anche un giorno in cui... Perché a Milano ci sono due giorni festivi in fila, perché c'è Sant'Ambrogio e poi l'Immacolata, e quindi tanta gente tende ad andare via da qualche parte, se no un giorno per rimanere a casa e bere cioccolato calda. Non cioccolato caldo, cioccolata calda? Sì, cioccolata calda. La cioccolata calda. Di dove sei? Di Monza. E chi è il patrono di Monza? È San Giovanni Battista. Uh-huh. E si festeggia il 24 giugno. E c'è qualcosa che fai o hai fatto quando eri più piccola? Nel giorno di San Giovanni? Sì, una cosa che facevo quando ero più giovane era di andare al parco di Monza e vedere i fuochi d'artificio. Fantastico! E adesso? Adesso no, non faccio niente perché lavoro. Ah, fantastico! Quindi non è festa? È festa a Monza, ma non è una festa per tutti gli italiani, ma solo i cittadini di Monza. Ok, e chi lavora in negozi oppure... aziende che sono a Monza. Esatto, sì. E tu no. 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 E Matteo, chi è il santo protettore di Napoli? Cioè, scusa, chi è il patrono di Napoli? È San Gennaro. San Gennaro è un capitolo enorme. Io vi posso dire che San Gennaro è il 19 settembre. E è una tradizione, diciamo, enorme e c'è tantissimo da dire a Napoli, e per questo
passerò la parola a Raffaele, non in questa puntata, ma in una prossima puntata, per parlare di San Gennaro con i napoletani. Io vi posso dire che tradizionalmente, non ricordo tantissimo perché non festeggiavo, cioè l'unica cosa che ricordo è che non andavo a scuola. E poi c'è la tradizione della liquefazione del sangue, che avviene due volte all'anno, se non sbaglio. Una di queste è il giorno di San Gennaro, e quest'anno è andata bene. La liquefazione del sangue è lo scioglimento del sangue di San Gennaro conservato in una piccola teca. Questa liquefazione, cioè lo scioglimento, questo sangue si scioglie due volte all'anno, si dovrebbe sciogliere, è importante per la città di Napoli e per tutti che si sciolga. Nel video di oggi abbiamo visto che tutti gli italiani sono protetti da un santo patrono, e il giorno in cui si ricorda questo patrono è un giorno di festa. Alcuni italiani vanno ai mercatini a comprare cibo o altri oggetti di antiquariato, altri festeggiano in famiglia, altri ancora non festeggiano il santo patrono, ma è comunque un giorno interessante per loro perché non si lavora e non si va a scuola. E voi avete un santo patrono o un evento, una festa legati alla vostra città? Scrivetecelo nei commenti. Ciao!